Sandro Filiberto, da Pianiga. E ho sempre lavorato a terra, sempre, da quando che ero ancora bambino, 10 anni. E ora cosa dirvi? Che sono da poco scuola, perché se vuole lavorare, e però mi queste mani qua, e sta testa qua, mi ho sempre guadagnato. E non voglio contributi, non voglio aiuti, mi pare che mi basta solo il prodotto che produciamo, che venga a pagare il giusto prezzo. È arrivata sul suo trattore, sì, potente. Lei fa l'agricoltore? Sì, noi abbiamo un'azienda agricola di vacche da latte, di suini, e abbiamo anche il caseificio dove trasformiamo il nostro latte per la produzione di formaggi e di carne suina. Quanti anni avete in due? Non 70? No, io ne ho 39. E te? 28. Ecco, quindi neanche 70 anni in due avete deciso di investire nell'agricoltura? Sì, io diciamo che continuo nell'azienda del papà, che era del nonno. Noi abbiamo un allevamento di vitelloni, da ingrasso abbiamo delle campagne, ci coltiviamo i nostri raccolti per i nostri animali, abbiamo una linea di alta qualità, cerchiamo di impegnarci e fare un prodotto di qualità. Perché però siete qui oggi? Non riuscite a sopravvivere? Manifestare perché questa qualità non ci viene riconosciuta dal mercato. Questo trattore da cui è scesa quanto vale? Beh, sui 300.000 euro. Lo sta ancora pagando? Certo. Per quanto lo dovrà pagare? Per altri 3 anni ed è difficile pagarlo. Non abbiamo solo questi, ne abbiamo tanti altri. Se l'agricoltura va avanti così, credo che ci fermiamo tutti, ma anche i cittadini che mangiano, non solo noi dell'agricoltura, specialmente a chi arriva il pranzo in tavola. Siamo giovani, vediamo anche in avanti, però con questa Europa che ci impone delle restrizioni sempre più aggressive nei nostri confronti, non riusciamo più affrontare tutto quanto, ecco. Adesso la musica. Buongiorno, sono Baiocco Diego da Lentiai. A che ora è partito stamattina? Stamattina alle 5:30 ero in stalla. E dopo abbiamo caricato la carriola nella macchina e siamo venuti giù. Abbiamo dei nostri amici che stanno arrivando col trattore. E vediamo se possiamo far muovere qualcosa. Il latte a noi ce lo pagano a 50 centesimi, mentre le grandi distribuzioni, come lei sa, da 1,90 a 2 euro. Noi agricoltori abbiamo necessità soprattutto di vivere. Vogliamo una vita dignitosa. Speriamo sempre in un domani migliore, speriamo sempre che la situazione migliori, perché quando ha chiuso un'azienda agricola non riapre più.